Io conterò fino a 3 e mentre conterò fino a 3 il tuo cervello cercherà quell'immagine, l'immagine dell'ultima volta che loro sono venuti, l'ultima volta. Ecco, il tuo cervello sta cercando l'immagine, la sta trovando e io comincio a contare. 1, 2, l'immagine ferma e fissa sta per proiettarsi. Eccola, 3, si illumina. Oh, guarda, ferma, fissa, l'immagine, ferma, fissa, ferma, guarda l'immagine, la puoi guardare bene, da destra a sinistra, dall'alto al basso, guarda questa immagine dell'ultima volta, guardala bene, cosa si vede? In questa immagine ferma, fissa, l'ultima volta. Oh, quella. È il mio letto. Il tuo letto. C'è della luce. No, è tutto buio. È tutto buio. Ora conterò fino a 3. Quando avrò contato fino a 3, lo schermo diventerà grande, 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 ti avvolgerà completamente, tu sarai nella scena e tutto si muoverà. 1, 2, 3. Oh. E ora che succede? Sono nel mio letto. C'è qualcuno con te? Sì, è una persona. Chi è? La conosci? Sì. Chi è? È mio amico. Ah, e ora che succede? Stiamo dormendo. State dormendo. E ora cosa accade? Sento vibrare il letto forte. Vibra il letto? Cosa accade? Mi giro nel letto. Non si muove. Mi alzo. Seduta. C'è qualcuno ora nella stanza? C'è una luce forte. E viene dalla finestra. Dalla finestra. E ora? Che accade? C'è una persona davanti al mio letto. Com'è fatta questa persona? Com'è vestita? Un vestito blu. La conosci questa donna? Blu e argento. Blu e argento. La conosco. Cosa fa questa donna? Prende la mano del mio amico. E poi? La fa alzare dal letto.
E ora cosa accade? Io sono sola. Non c'è più il tuo amico? No. Dove è andato? Lo so. E ora cosa accade? Sono bloccata. Sei bloccata? Non c'è più quella signora? No. Non ti ha detto niente quella signora? No. Non riesco a muovermi. E ora cosa accade? C'è qualcun altro. C'è un altro? Di più. Tanti. Come sono fatti questi? Non riesco a vedere bene, tutto buio. Fanno rumore? Sì. Io cerco di alzarmi, ma non ci riesco. Sono bloccata. Bloccata? Pozzi. Non posso muovermi. E ora cosa accade? Mi sento portare via. Sono sospesa. Ma sono bloccata soltanto alle mani e ai piedi. Sospesa. Sospesa. Non c'è niente sotto di me. Io mi muovo, ma non riesco a scendere con i piedi a terra. Come sono fatti quelli che sono con te? Sono vestiti di nero. Sono alti o bassi? Alti. E come sono fatti? Portano una cintura nera. Ce l'hanno i capelli? No. E com'è fatta la testa? È coperta. E gli occhi si vedono? È tutto nero. Le mani? Guarda le mani. Tutto nero. E ora cosa succede? Io cerco di andarmene. Casco a terra, ma non so dove sono. Guardati intorno. Mi muovo. Voglio scappare. Com'è fatto questo posto? C'è tutto terreno. C'è... C'è... C'è tutto... Tutti i sassolini in terra. Sei all'aperto. E ora cosa succede? Riesco a togliere le mani e sono cascata giù in terra. Soltanto le caviglie sono legate a qualcosa. Sono trascinata. Verso dove? Non lo so. Sento soltanto che nella mia bocca sono entrati dei sassolini. Chi è che ti trascina? Non lo so, sento dei passi. E ora che succede?
questa che conosco. C'è una porta nord. Grande. E dentro cosa c'è? Non lo so, perché tutto... riesco soltanto a vedere la porta. Intorno è tutto scuro. E ora cosa succede? Sono in questo posto. Fa caldo. Caldo, molto caldo. Sembra di essere in una serra. C'è caldo, il rumore. È grandissimo. È tutto grande. Tutto grande. Ora si vede chi c'è con te. C'è qualcuno, ma... e non riesco a capire, non riesco a muovermi. E ora cosa succede? Ci sono delle tute attaccate alla parete. Io non riesco più a vedere nulla. Mi sento stanca. E ora cosa accade? Con me c'è una donna. Com'è fatta questa donna? Sembra militare, vestita di verde e marrone. Verde e marrone. Cosa vuole da te questa donna? Devo indossare una tuta io. Come te lo dice? È molto gentile. Te lo dice in italiano? Lo so, io riesco a capire. Prima però devo buttare via tutti i sassolini che ho nella bocca. Bene, buttali via. Com'è questa tuta? Comoda? Io non ho niente. Non ho niente. Te la fa mettere la tuta. Mi accompagna in un posto. Com'è fatto questo posto? C'è un lungo corridoio. E io la seguo. Andrei in fondo, sulla sinistra, ci sono delle stelle. Anzi, ognuno ha una luce diversa. Cioè in fondo ce n'è una dove io devo entrare. Io bianco. Cosa c'è in quella stanza? Entrare a fare la pipì. Lo vuole lei? Ho sposato tutti i sassolini. Ma dentro la stanza c'è un'altra persona. Una donna bionda. Con gli occhi azzurri. Come ce l'ha le pupille?
non lo so. C'è un bel bimbo in braccio. E me lo fa vedere. Ti dice qualcosa? Dice che posso tenerlo per un po'. Ti parla con la bocca? Lei non ha espressione, non sorride mai. E cosa fai con questo bambino? Lo prendi? Seduta. Seduta. Stavo facendo pipì. E io posso fare qualcosa per lui. Te lo dice lei? E questo bambino non dice nulla? So che è malato. È malato? Dov'è che è malato? Una gamba storta. E ho male la testa. E ora cosa succede? Questa persona mi dice che io lo posso guarire. Io sento che lo posso. Inizio a toccarlo. Sento le mani bollenti. Lui inizia a parlare. Che cosa dice? Bene. È che tutto quello che posso fare lo devo fare per tutti loro. Perché loro non lo sanno fare? Lui ha 7 anni. E cosa ti dice ancora? Perché lo portano via. E ora cosa succede? Mi portano in una stanza accanto sulla mia destra. Ci sono 2 letti. Chi è questa persona? Non lo so, ho girato di spalle. Ha una cuffia in testa. È a letto questa persona. Sì. E ora cosa succede? Non neanche quella cuffia. Fa male. È stretta. Ai lati. Fa male ai lati. Vicino alle orecchie. Chi è che ti mette la cuffia? E ora cosa succede?
fatto sembrare la pancia. Libera. Forte. E ora cosa succede? Ho la nausea. E ora cosa accade? Ora cosa accade? Mi sento trasportare, vedo dal basso all'alto, sento dei rumori confusi, come se fossero metallici. E nel percorso che faccio sento questi rumori. Qualcuno ti porta? Sì, mi sento portare, trasportare. È tutto confuso. Come sei vestita? Camicino bianco. Sei orizzontale o in piedi? Sono distesa. Distesa su un lettino? Qualcuno ti porta? Lo vedi quello che ti porta? Vedo tante persone. Come sono fatte queste persone? Ci sono persone vestite di bianco e persone vestite di scuro. Come sono fatte le persone vestite di bianco? Assomigliano a qualcosa già visto? Hanno dei lineamenti molto strani. La fronte allungata, i capelli lanosi, lunghi quasi sulle spalle, quasi gonfi, biondi, rosso. Hanno gli occhi allungati. Il naso piccolo, ma la bocca allungata. Ce n'è una che vedo di spalle perché ti dà qualcosa per farmi, per portarmi su. Come ce le hanno le pupille? Hanno gli occhi come falco, come falco. Sono in un posto chiuso, in un quadrato chiuso. Sento un balzo allo stomaco. È buio questo posto. No, ci sono delle luci. È un ascensore. È un ascensore. E dove sta andando? Stiamo salendo. Quanti piani? Per po'. E ora che succede?
ma quella grande. Quella grande. Ci sono degli oggetti. Cosa sono? Degli attrezzi. A cosa servono? Io ho dei bracciali al polso, ci sono dei fili al polso destro. Dove portano questi fili? C'è una macchina. Una macchina. C'è un mago grande. Un mago grande. E a cosa serve l'ago grande? Cosa ci fanno con l'ago grande? Mentre nella pancia. Nella pancia? Sei sdraiata. Ti dice qualcosa qualcuno? Tu dici qualcosa a qualcuno? No. Perché non gli dici niente? Perché voglio tornare a casa, ma non ci riesco. E ora cosa succede? C'è un portellone enorme. Ci sono due corpi appoggiati su di un appoggio che gli sostiene le braccia. Come sono fatti questi corpi? Sono umani? Viene preso sotto le braccia con una specie di groove. Sono maschi o femmine questi corpi? Femmine. Sono femmine. Lo riconosci questo corpo? Di chi è? È mio. Anche quell'altro? Quello che non prendono è uguale. E ora cosa succede? Dove sei chiusa? Una cosa tonda, grande. Tonda, grande. Si vede fuori? Sì. Vedo passare tanta gente. Come sono fatti questa gente? Ci sono persone vestite con giacche. Hanno delle valigie.
sono attaccate al polso le valigie. E ora che succede? Accompagnano di persone nude. E tu sei sempre dentro questo posto grande, trasparente, sei vestita? No. Cosa c'è in questo posto grande e trasparente? Aria? Sì. Sento una voce che mi parla dentro questo tubo. Ti dice. Mi dà delle informazioni. Che informazioni? Che per un po' devo stare lì. Devo uscire perché c'ho i miei cani, c'ho tutto. E la voce cosa ti dice? Che non mi devo preoccupare, che intanto c'è un'altra persona che va a posto mio. E ora che succede? Io non lo so, perché mi addormento e mi risveglio, poi mi addormento e mi risveglio. Gli occhi ogni tanto sono fuori da questo tubo, sono all'aperto, legata, cammino stretto, è un posto che non conosco. C'è qualcuno con te? Chi c'è con te? La donna bionda. Cosa ti dice? Che non devo preoccuparmi. Perché io conosco il posto. Ma io non lo conosco. Cosa c'è di fuori? C'è una spiazzola enorme. E intorno c'è tutto ferro spinato. Muro. Perché ti ha portato lì? Io non lo so. Sei legata? Dove? Ai piedi. Ai piedi. E come fai a camminare? Cammino poco. Poco. E ora cosa succede lì in quel posto? Arrivano due persone. Come sono fatte queste due persone? Hanno delle scarpe grosse. Sono umani? Ho gli occhiali scuri e delle catenine al collo. Hanno cos'hanno? All'orecchio. Una cosa vicino all'orecchio. Destro.
E ora cosa succede? Vedo un grande buio in fondo giù. Sembra quasi un tunnel. E loro mi portano lì. Come ti ci portano lì? A piedi? Sì, perché io devo andare via. Mi stanno accompagnando a casa. Come ti ci accompagnano a casa? In questo buco nero. È tutto nero. Si muove tutto, vibra tutto forte, mi sento vibrare la testa, lo stomaco, le gambe. E ora che succede? T'hanno rivestito. E in che posto sei? Nella mia macchina. Nella tua macchina. E ora che succede? Ho tanta paura. Chiamo la mia amica. Col telefono? Che ore sono? Che succede? Ti risponde la tua amica? Sì, sento parlare. Io scendo giù con la macchina, ma non riesco a guardare. La macchina non si muove. Non si muove la macchina. E ora che succede? Come sono fatte queste due persone? Sono quelle che mi sono venute a prendere. Vestite di nero. Vestite di nero. E ora che succede? Sono presa per la gola. Cosa accade? Scendo dalla macchina, vado a casa, io sto tornando a casa. Stai tornando a casa? Non ci sono più quei due vestiti di nero? Dove sono andati? E ora che succede? Sono stanca e piango tanto. Piango tanto. Cade male la testa. È andato
torni a casa. Tranquilla. C'è il mio cane. Cosa fai ora a casa? Sono confusa, mi giro intorno, ma non sento niente. È come se i rumori, le cose non esistessero. Non c'è nessun rumore. Mi sento vuota. C'è il cane. Dov'è il cane? E ora cosa accade? Forse da Lisa. E ora cosa accade? Mi squilla il telefono. Chi è? È Lisa. Cosa ti dice? Vado a chiamarmi. Io non ho risposto. E ora vai a letto e dormi? No. No? Vado a prendere Chicco. Vai a prendere Chicco? A quest'ora? Perché da Liesa. A quest'ora? È tardi però. È tardi però. Vai a prendere Chicco, vai. Fuori. E ora cosa succede? Esci? È buio fuori. Sì. Vai. E ora che succede? La mia macchina. E non c'è più la tua macchina. È un altro posto. È un altro posto. È vicino. È Chicco lì, nella mia macchina. È nel portabagagli. È nel portabagagli? Io lo metto mai lì. Qualcuno se l'ha chiuso. E ora che succede? Fa le feste, Chicco? No. È arrabbiato con me. È arrabbiato con te. E ora che succede? Torni a casa? Sì. Con Chicco? Sì. E ora cosa fai a casa? Sono stanca. Tanto stanca. Non ho più forze, ho pianto tanto.
vai a letto. Bene. Vai a letto a dormire un po', che ti riposi. Mentre dormi ti rilassi ancora di più e ti riposi, finalmente ti riposi e ti rilassi sempre di più, sempre di più. Come mai ti sei rilassata prima? Perché ora faremo un'altra cosa. Ora andremo, conterò fino a tre, e quando comincerò a contare fino a tre, la tua mente andrà indietro nel tempo e nello spazio, fino all'origine dei tempi. Indietro. Conterò fino a tre, e poi accadrà questo, e la tua mente andrà indietro, nello spazio e nel tempo, velocemente, fino ad raggiungere il primo punto, l'origine di tutto. Comincio a contare. Uno, due, tre, via. Indietro, 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 indietro. All'origine, al primo punto, al primo ricordo, alla prima sensazione, al primo evento, alla nascita di tutto. Sempre più indietro, in fondo, in fondo, in fondo. E mentre il tempo torna indietro e lo spazio torna indietro, ti rilassi sempre di più, mentre tutto torna alle origini, al primo punto, alla prima sensazione. E mentre ciò accade, velocemente stai per raggiungere il primo punto, l'inizio, l'inizio di tutto. Quando non c'era ancora niente, c'eri solo tu, quel punto. Conterò fino a sei e poi quel punto sarà stato raggiunto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, giunto al punto. Ora vorrei che mi dicessi chi sei. Vorrei chiedere, dentro il contenitore che ti contiene ora, ci sono ancora parassiti che usano questo contenitore, ma non è il loro? Sono libera. Brava. Perché in questa esistenza e in questo contenitore sono tornati questi esseri strani a prenderlo e a prenderti? Non lo comprendi? Fa parte di me. Cosa vogliono questi esseri da te? L'universo.
perché non gli impedisci di fare queste cose con il tuo contenitore di ora? In questo contenitore si sta proprio bene. Però io non farei in modo che questi vengano e ti prendano. Ma non mi prendono. Loro usano la tua energia. Non è bene. Anche perché fanno delle cose non buone. Lo sai cosa fanno con la tua energia? Ci fanno la guerra. Ti spiego. Per esempio, tu dai la tua energia alla tua copia, alla copia di questo contenitore. E il contenitore viene utilizzato per fare la guerra. Non è una buona cosa. In qualche modo è come se tu dessi la tua energia per ammazzare le persone. Non si può fare. Per questo bisognerebbe che tu evitassi di dare l'energia a queste cose che vengono da fuori. Cosa ne pensi? A me è tutto sconosciuto. Lo so, è per questo che te lo dico. Così intanto ti faccio conoscere qualcosa. Prendi coscienza di questo. Prendono la tua energia per fare delle cose che non si devono fare. Lo puoi guardare se vuoi in questo istante. Vedi cosa ci fanno? Vedi? E non è bene questo. Io sono qui solo per dirtelo. Guarda, non è bene. Non si deve fare così. Loro ti ingannano in qualche modo. Contano sul fatto che tu non fai niente per impedirlo. Forse dovresti fare qualcosa. Lo puoi fare se vuoi. Qualcosa. Hai già imparato molto. Io posso, amore. Puoi impedire che loro vengano a prendere questo contenitore. Lo sai come si fa? Te lo ricordi come hai fatto a buttar fuori i parassiti che erano dentro questo contenitore? Si fa nello stesso modo. Nello stesso identico modo. Così loro non useranno più questo contenitore. Vuoi che usino sempre questo contenitore? Devi fare in modo che loro non lo usino più. Non è bene. Usano la tua energia per fare delle cose brutte. Le cose non giuste,
E non ti dicono neanche niente, non ti hanno neanche avvertito. Non ti sembra che non vada bene questa cosa? Allora, che ne dici se la prossima volta che vengono non intervieni e mandi via tutta questa gente che vuole da te solo queste energie? Ci sono quei cosi, quei signori vestiti di nero, quelli fanno la guerra, vanno in giro a terminare le persone. Non è bene. E utilizzano la tua energia se te gliela fai utilizzare. Gli altri, quelli alti con i capelli un po' rossi, quelli usano la tua energia per fare la guerra ad altri, ancora. Tutti che utilizzano la tua energia, come quella di tanti altri. Non è bene questo? No? Non bene. Che ne dici se la prossima volta che vengono noi non ci facciamo più utilizzare così? È una buona idea. Bene. Molto bene. Anche perché poi questo contenitore soffre. Perché far soffrire il tuo contenitore? Visto che ci stai tanto bene dentro. Non mi sembra giusto. Tutte le volte che si vede, che si sente, che si incontra qualcosa che non va, bisogna evitare che questa cosa si ripeta. Tu sei qui per fare altre cose, non per farti prendere l'energia da questi signori. No. Perché sei qui tu, ora? Qual è il tuo scopo? Insegnare ed imparare. Bene. Mi raccomando però, non farti fregare da questi altri. Questi altri sono furbi. Sanno che tu molte cose ancora non le sai. E ti ingannano. Così ora lo sai. Lo sai e non ti fai più fregare. Non sono buoni questi. Mi sembra di aver capito. Quando vengono la prossima volta, tu li mandi via. In modo che loro capiscano molto bene che non è il caso che tornino. Che ne dici? Si può fare. Lo sai fare? Brava. Bene. Che meraviglia. Dura ancora molto il tuo processo di apprendimento.
quasi finito, all'infinito, va oltre. Bene. 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 Mi raccomando, non ti far più fregare. Devi andare oltre, ma devi avere cura del tuo contenitore. È importante per te. I contenitori sono importanti, non possono essere maltrattati così. E tu stessa sai che loro ti vogliono ingabbiare, ti vogliono mettere in un posto da cui te non puoi più uscire. Per questo che devi fare qualcosa per impedirglielo, perché loro vogliono te. Vogliono la tua energia e utilizzano questo contenitore per averla. Non va bene così. Se ti guardi nel futuro, vedi che se non fai niente, loro ti mettono in gabbia. Non è bene questo. Ti pare? Bene. È utile per te parlare con me? Bene. Ora io conterò fino a 10. E tu, la tua parte, il corpo, la tua mente, la tua anima e il tuo spirito si uniranno ancora una volta e più di prima dentro questo contenitore. Conterò fino a 10 e questa cosa accadrà. E quando avrò detto il numero 10, potrai aprire gli occhi al tuo contenitore. Quando avrò detto il numero 10, potrai ricordare tutto quello che hai detto. E quando avrò detto finalmente alla fine il numero 10, ti sentirai bene, rilassata, calma, tranquilla, come mai sei stata prima, perché hai ricordato tutto quello che dovevi ricordare. Io conterò fino a 10 e nel frattempo la tua mente, la tua anima e il tuo spirito entreranno tutti bene fusi uno dentro l'altro nel tuo corpo e sarete tutti una cosa sola. Ancora di più di prima, sapendo che loro non possono più fare niente, gli altri non ti possono più fare niente. Comincio a contare, uno e tu ti ricorderai tutto, due e sarai calma e distesa, tre, tranquilla, quattro, rilassata, come mai sei stata prima, cinque e ricorderai tutto. Sei, sarà tutto fuso, corpo, mente, anima, spirito in un'unica essenza. Sette, come mai è stato prima. Otto, e sarai calma, tranquilla, distesa e contenta. Nove, stai per riaprire gli occhi. Dieci,